Molto tempo fa, nell'antica Cina, i pavoni regnavano sulla città di Gongmin. Portarono grande gioia e prosperità alla città perché avevano inventato i fuochi d'artificio. Ma il loro figlio, Lord Shen, vedeva un potere più oscuro nei fuochi d'artificio. Ciò che aveva portato colore e gioia poteva anche portare tenebre e distruzione. I tormentati genitori di Shen consultarono una divinatrice. Lei previde che se Shen avesse proseguito per questo sentiero oscuro, sarebbe stato sconfitto da un guerriero nero e bianco. Il giovane signore si propose di cambiare il suo destino, ma quello che fece in seguito servì solo a sigillarlo. Shen tornò dai suoi genitori, colmo di orgoglio. Ma sui loro volti egli vide solo orrore. Fu bandito dalla città per sempre. Ma Shen giurò vendetta. Un giorno sarebbe tornato e tutta la Cina si sarebbe inchinata ai suoi piedi.